Allora, da qualche giorno si è concluso il campionato di Serie D femminile e siamo con Ivana Cernuto, il coach del team Scaletta. C'è la squadra che ha trionfato nel campionato di Serie D e che la prossima stagione parteciperà al campionato di Serie C. Poi siamo in compagnia anche di Arturo Carciotto, che l'anno scorso ha avuto il piacere e l'onore di vincere il campionato di Serie D maschile con la Consalata. Allora, iniziamo con Ivana Cernuto. Una grande festa per questa vittoria, inaspettata o programmata? No, programmata. L'anno scorso ci siamo classificate in seconda posizione, quindi quest'anno l'obiettivo era migliorarci, quindi raggiungere il primo posto. E, cioè, tu sei un coach, diciamo, che hai un passato di giocatrice. È cambiato, c'è qualcosa quando giocavi tu col calcio di Serie D di quest'anno? Allora, è cambiato, secondo me il livello in Serie D si è alzato negli ultimi anni, ora da qualche anno c'è un campionato con 10 squadre, 11 squadre, quindi comunque ci sono anche, c'è un interesse per questo movimento, in questo momento a Messina, con tanti validi elementi. Avete vinto un campionato, cioè che cosa significa vincere un campionato per Ivana Cernuto e per il team Scaletta? Sicuramente una grande soddisfazione sia per me che per tutta la squadra, per tutte le giocatrici, per la dirigenza, un po' per tutto. Il nostro obiettivo, parlo di noi perché alla fine è il nostro obiettivo comune, sia il mio che quello della società, è quello di fare in modo che questa vittoria non sia fine a se stessa, ma sia semplicemente una tappa del percorso che vogliamo portare avanti, che cerchiamo di portare avanti. E il percorso vi porta in C. Allora, i programmi e l'ambizione del team Scaletta. L'ambizione del team Scaletta del prossimo anno. Sicuramente fare un buon campionato, abituarci innanzitutto alla nuova serie e ben figurare. Ovviamente per te non si tratta di una novità il campionato di Serie C, perché hai giocato in Serie A, se non sbaglio, no? Quindi tu sei una veterana di questo campionato, come è un veterano anche Arturo Carciotto. Cioè, quest'anno ha visto il campionato di Serie D e di Serie C2 dalla tribuna, cioè lui dice dal divano. Ma ecco, a distanza di un anno, l'emozione per di vincere un campionato, e cosa si prova? Tanto faccio i complimenti a Ivana per il campionato straordinario che ha fatto insieme al suo Scaletta. E nulla, vincere un campionato è veramente una grandissima emozione, perché chi lo vive da allenatore o da giocatore sa quanti sacrifici bisogna fare per cercare di portare in porto una stagione, specialmente quando si lotta per i primi posti. Quindi grandi sacrifici, ma grande soddisfazione nel raggiungere l'obiettivo finale della vittoria. Il momento clou del campionato, cioè quando hai capito che il team Scaletta ce la poteva fare? Sicuramente la vittoria in trasferta al Lipari è stata una mossa decisiva, una partita decisiva, e poi da lì in poi abbiamo preso sempre più coscienza che si poteva fare. Ovviamente la forza del team è il gruppo, perché il gruppo è un gruppo di ragazze affiatate fra di loro. La ciliegina della torta, diciamo, il maratore del team Scaletta? No, non mi piace esaltare i singoli, sì. Al di là del buon tasso tecnico e della squadra, sicuramente la nostra forza, come dici tu, è il gruppo. La prossima stagione voi giocherete in C, giusto? Sì. Dal punto di vista economico andrete incontro a delle spese maggiori, quindi come vi state preparando? Cioè, la società è pronta per affrontare un campionato del genere? Stiamo cercando di prepararci da tutti i punti di vista, quindi dal punto di vista societario, economico soprattutto, ma anche dal punto di vista di rinforzarci un po', diciamo, su tutti i fronti. Devo dire che dal punto di vista economico, poi di fatto quello che farà la grande differenza saranno le trasferte, perché i costi dei campionati sono molto simili. La più lontana a trasferta che si potrebbe prospettare è Siracusa, non so. No, Palermo. Palermo. Palermo
due anni fa c'era anche Alcamo, quindi ora non so quali saranno le squadre. Un problema diciamo dello sport sono le strutture sportive, cioè ecco, Itala, Scaletta è una realtà purtroppo che nello sportivo non ci sono delle strutture adatte. Voi cosa farete? Dove giocherete? Anche questo è un punto interrogativo, perché innanzitutto se abbiamo la possibilità di giocare a Scaletta, nello specifico a Itala, il nostro desiderio è quello di continuare a giocare nel paese che dà il nome alla società. Se non ci dovessero essere questa possibilità, allora vaglieremo le altre opzioni che sono diverse. Allora Iba, tu sei ormai in corsa, sei già hai tagliato già il primo traguardo della Serie C. Arturo Carciotti invece è ai box, è stato un anno ai box. Allora, c'è intenzione di riprendere la partenza nel prossimo campionato di Serie C2 almeno? Ma l'intenzione c'è. È chiaro che per chi ha vissuto diverse stagioni in panchina non vede l'ora di rientrare diciamo nel campo di gioco. Da Radiomercato parlo che tu hai avuto già delle 3-4 proposte, è vero? Bah, 3-4 proposte, io chiaramente ho ricevuto qualche chiamata, però non c'è nulla di concreto al momento. Diciamo che per adesso conoscendo Arturo, lui è molto, diciamo, tu sei l'oggetto del desiderio di diverse società della Riviera Ionica e non solo. No, va bene, so che ci sono diverse squadre che mi apprezzano, il mio nome un po' gira nel circuito, però alla fine mi piacerebbe sposare un progetto serio, un progetto dove si possa fare qualcosa di pluriennale, insomma si possa programmare in maniera diciamo a medio lungo raggio. Vedremo un attimino quello che succederà, io sono comunque tranquillo, ascolto tutti e poi faccio le mie valutazioni. Ovviamente voi siete dei tecnici preparati, perché se non sbaglio sì, siete, oltre la passione da giocatrice, da giocatore, ora il vostro impegno e la vostra passione la state trasferendo come coach, giusto? Qualche anno fa avete fatto un corso particolare, insomma, ecco, mi spieghi di cosa si tratta? Allora, qualche anno fa abbiamo fatto il corso... Qualche mese fa? Più che anno? Questo è di qualche mese fa. Sì, questo è un masterclass curato da uno dei migliori allenatori di futsal italiani. E la stessa cosa anche Arturo, se non sbaglio avete partecipato insieme, sì. È stato anche il che il trade union fra me e Ivana è sicuramente stato il primo corso che abbiamo frequentato a Catania, il corso per l'abilitazione al tecnico di calcio a 5 con Mr. Menichelli, che è il tecnico della nazionale, quindi ci siamo conosciuti in quell'occasione, poi si è cementato un rapporto che comunque di amicizia nel tempo e ci ha portato a seguire anche qualche clinic insieme e poi a fare l'esperienza insieme del masterclass. Un consiglio che tu daresti a Ivana per il prossimo campionato? Sul prossimo campionato? No, Ivana è una ragazza, un coach molto preparato, molto serio ed è ancora più pignolo di me, quindi non ha bisogno di consigli. Ha fatto benissimo quest'anno, so delle sue capacità, quindi assolutamente non mi permetto di darle un consiglio, ma mi permetto di dirle semplicemente di continuare sulla strada. Voi oltre a vincere il campionato avete perso solo una partita, avete pareggiato in casa con Savoca con 7 punti di vantaggio con la Ludica Libra, ma avete anche battuto un record, la miglior difesa del girone. Sarà per il mio passato da difensore centrale, ma secondo me parte tutto da una buona difesa, quindi ci tengo nel mio modo di intendere il calcio a 5. Secondo me partire dalla difesa, soprattutto con magari i ragazzi alla prima esperienza, è anche la cosa più semplice. Ti faccio un nome, Maria Elena Luttino. Assolutamente un gran talento, una giovane promessa che sta crescendo, ha sposato il nostro progetto e sta crescendo insieme a noi. Per la prossima stagione ti aspetti molto da lei?
mi aspetto tutto molto da ognuno di loro. Lei continuerà il suo percorso. Possiamo dire che lei quest'anno ha fatto 23 gol. Il prossimo anno sono sufficienti per una salvezza tranquilla del team Scaletta? Effettivamente qualche gol in più non dispiacerebbe, non solo suo ma da parte un po' di tutte, perché se è vero che abbiamo la miglior difesa in attacco non eravamo messi benissimo. Infatti l'attacco è un po' sterile, diciamo. Esatto. E le gemelle Rizzo? Le gemelle Rizzo. La nota dolente del team Scaletta oppure no? No, assolutamente. In senso buono, ovviamente. Assolutamente. Sono da molti punti di vista rappresentano un po' lo spirito e l'anima del team. Ivana, tu sei ancora giovanissima, no? Che cosa vuoi fare da grande? Da grande anche io voglio crescere, cioè nel senso ho intrapreso questo percorso, ho smesso di giocare, ho deciso che basta, non era più il momento di giocare e ho deciso che volevo passare a questo step successivo e cominciare un percorso. Ho sposato un progetto, quello dello Scaletta, perché ci credo e voglio crescere con loro. Un giorno chissà, sulla Gazzetta dello Sport vediamo in Serie A Ivana Cernuto vince il campionato nazionale. Allora mi sembra un pochino utopistico, però passo dopo passo. Arturo, tu invece? Io invece nulla. Per ora siamo in attesa di progetti seri, non escludo nulla. Mi piacerebbe essere coinvolto in qualcosa di simpatico, non escludo nemmeno di poter far parte di qualche società per poter allenare magari dei ragazzini. Sto valutando anche questa opportunità, perché è una cosa alla quale inizialmente non pensavo, mentre adesso comincia a incuriosirmi, a darmi qualche stimolo. Quindi nulla, vedremo quello che succede, siamo tranquilli. In ogni caso continuerò a studiare, a formarmi, perché è anche questa una cosa che mi piace. Ivana, siamo quasi alla fine, l'ultima battuta. Ad agosto inizierete la preparazione, suppongo, sì. Intorno al 20 agosto, suppongo, no? Fino agosto. Perché il campionato dovrebbe iniziare fine settembre, primo ottobre. Al primo raduno con le tue ragazze, che cosa gli dirai? I complimenti già glieli abbiamo fatti, quindi ora bisogna guardare avanti e lavorare per la prossima. E dimenticarsi di quello che è successo. Esatto, dimenticare quello che è stato, ora si ricomincia e ci vuole più impegno da parte di tutti. Un difetto di Arturo? No, o un pregio? Pregio è una splendida persona prima che un ottimo allenatore. Allora posso dire una cosa io, così ci chiudiamo? Sia Ivana Cernuto, coach del team Scaletta, e Arturo Carciotto avete due cose similari: meticolosi e puntigliosi. Però alla fine il lavoro che fate durante la settimana, la domenica, il lavoro paga sempre. Quindi possiamo dire forza? Team Scaletta, Team Scaletta, in bocca al lupo ad Arturo. Ok, allora io vi auguro tantissima fortuna e ci rivediamo ad agosto per preparare questa nuova avventura, chiamiamola così, e speriamo che il movimento del calcio in 5, cioè grazie a voi che siete in C, e il movimento femminile sia quello maschile, cresca ancora ulteriormente. Grazie anche a te. E grazie a te. Grazie a te. Allora,